Sinaristosai, dunque, cioè donne che pranzano insieme, è il titolo di una commedia di Menandro che in ambito latino fu rielaborata, tra gli altri, da Plauto nella Cistellaria. Della commedia di Menandro, la tradizione indiretta ha conservato 10 frammenti, accanto ai quali esistono anche però altre fonti, in modo particolare, in questo caso, 4 mosaici. Il più antico è un emblema rinvenuto a Pompei, datato al II secolo a.C., ma, secondo gli studiosi, si baserebbe su un soggetto risalente al III secolo a.C. Gli altri 3 mosaici, rinvenuti a Zeugma e ad Antiochia sull'Oronte, oggi in territorio turco e confine con la Siria, e sull'isola di Mitilene, sono invece databili tutti tra il III e il IV secolo d.C. Nei 3 mosaici più recenti, l'identificazione del soggetto è garantita da una didascalia che esplicita il titolo delle Sinaristosei e dal contesto in cui sono inseriti i mosaici, che rimanda chiaramente a Menandro. Il titolo della commedia manca solamente nella didascalia del mosaico di Pompei, ma le somiglianze tra questo mosaico e quello rinvenuto a Mitilene lasciano agli esperti ormai pochi dubbi sull'identificazione del soggetto. I mosaici di Antiochia e di Mitilene, inoltre, precisano che la scena rappresentata è tratta dal primo atto, Meros Proton, delle Sinaristosei. La situazione che spiega il titolo della commedia, le donne riunite a pranzo, è quindi collocabile nel primo atto di questa commedia. Il mosaico di Mitilene, infine, segnala accanto ai personaggi rappresentati i loro nomi, e in questo caso si tratta di Pitiade, Plangone e Filenide. Una breve presentazione. Plangone è la protagonista della commedia, nata dall'unione extraconiugale fra un uomo e una donna, entrambi di buona famiglia, abbandonata alla nascita dalla madre, cresciuta da una prostituta, si è innamorata di un giovane che ha promesso di sposarla e con cui convive nella condizione di pseudocore. Alla fine della commedia, dopo alcune traversie, verrà riconosciuta dai genitori naturali, e che nel frattempo hanno contratto un legittimo matrimonio e potrà quindi sposare il giovane di cui è innamorata. L'altro personaggio, Pitiade, è un'amica di Plangone ed è un'etera. Filenide è la madre invece di Pitiade, un tempo etera, attualmente mezzana. Plangone ha invitato a pranzo le due ospiti perché ha bisogno di un aiuto da parte di Pitiade. Queste sono informazioni che in parte ricaviamo dalla trama della Cistellaria di Plauto, altrimenti noi non sapremo probabilmente molto di più. E queste indicazioni dovrebbero essere sufficienti per comprendere la scena che andremo ad analizzare nei 4 mosaici. Alla scena dell'Ariston, cioè del pranzo consumato tra questi 3 personaggi femminili, sembra appartenere uno dei frammenti della tradizione indiretta, il frammento 335, conservato da fonti lessicografiche, quali Suda e il lessico di Fozio, per il significato del verbo airo, qui nel participio arasa. Sono state riscontrate delle affinità, delle tangenze tra questo frammento e alcuni versi della Cistellaria di Plauto, in particolare con i versi 16 e 18 della Commedia Latina, nel primo atto di questa commedia. La persona loquens nella Cistellaria è la vecchia mezzana, che Plauto indica genericamente con il nome di Lena, e che corrisponde alla Filenide delle Sinaristosei. Sia nel frammento delle Sinaristosei che nella Cistellaria di Plauto, la donna allude al vino da lei tanto amato e critica il comportamento del personale di servizio della casa di Plangone, che Plauto chiama Selenium, e in particolare qui possiamo notare, come evidenziato, le parole in greco pieimoi do, con l'infinito finale consecutivo, e in qualche modo è ripreso quasi alla lettera da Plauto nell'espressione dabat quod biberem, dove la relativa impropria con il congiuntivo ha lo stesso valore, appunto, consecutivo finale.
Queste sono alcune delle somiglianze tra il testo appunto delle Sinaristose e questo frammento in particolare e il testo della Cistellaria. Ma per quanto riguarda il primo atto della Cistellaria ci sono da tenere presente alcune differenze. In particolare già nei versi che vi ho riportato possiamo notare dei verbi al perfetto o all'imperfetto che fanno intendere che la vecchia mezzana, in questo caso, si limiti a ricordare quello che è successo in precedenza. E poi, soprattutto, nei versi 117 e 119, vediamo il personaggio di Gymnasium, che equivale a Pitiade, utilizzare le parole intro quin eam, riprese successivamente dalla madre Adi intro, che ci fanno supporre che le tre donne non si trovino più all'interno della casa di Selenium, nel caso appunto della Cistellaria, ma probabilmente sono ormai giù nella via di fronte alla casa di Selenium. Possiamo quindi desumere che nella Cistellaria il pranzo è terminato del tutto e la scena è ambientata all'esterno della casa, diversamente da quanto possiamo immaginare per il modello greco di Plauto, quindi per le Sinaristose. Infatti, se noi riguardiamo il frammento 335, le parole, l'eventualità che esprimono le parole, le prime parole di questo frammento, se qualcuno mi desse ancora da bere, suggerisce che Filenide probabilmente confida di poter ricevere ancora del vino da bere. Poi il suo desiderio resta frustrato a causa del maldestro comportamento della serva Barbara e la richiesta di Filenide rimane sospesa probabilmente in una sorta di apossiopesi che, utilizzando una categoria indicata da Angelo Casanova, potremmo definire come autointerruzione per azione, in questo caso forse sarebbe più appropriato per evento. E il testo di Menandro poi prosegue con la critica nei confronti appunto della serva Barbara per un episodio che evidentemente deve essere appena accaduto. Tutto questo suggerisce quindi che Filenide, insieme alle altre due compagne di pranzo, si trovi ancora nella casa di Plangone. A questo punto dobbiamo immaginare una scena di interno, e qui io accenno solo molto rapidamente al problema, probabilmente al ricorso dell'Euclema per la presentazione di questa scena di interno. Per il momento però lasciamo stare quindi il confronto tra questo frammento di Menandro, le Sinaristose in generale di Menandro e la Cistellaria, per questa differenza appunto nell'ambientazione della scena del pranzo, e concentriamoci su tre elementi di questo frammento. In particolare, dalle parole di Filenide, noi ricaviamo riferimenti a tre elementi importanti. Il primo è il riferimento a un personaggio, un quarto personaggio oltre alle tre partecipanti all'Ariston, che è la serva Barbara, probabilmente un personaggio muto. E poi abbiamo riferimento ad una tavola e al vino, qui probabilmente per indicare poi tutto l'apparato necessario per la consumazione del vino vero e proprio. Ora, se poi consideriamo i verbi presenti in questo frammento, orcheto e il participio arasa, possiamo supporre che tutti questi tre elementi, il personaggio e gli oggetti indicati, non siano più presenti sulla scena. Quindi anche la tavola e l'apparato per la consumazione del vino non doveva essere più presente in scena nel momento in cui Filenide pronunciava queste parole. A questo punto si pone un problema, perché nei mosaici che vi ho rapidamente illustrato all'inizio e che adesso vedremo più nel dettaglio, la tavola in realtà in tre di questi mosaici è chiaramente presente al centro della scena. Il problema è legato al fatto che quei mosaici, secondo la critica, generalmente vengono messi in relazione proprio a questo
frammento delle scene Aristotelesi. Ora, il problema che ho cercato di approfondire è proprio come conciliare questo frammento con l'immagine dei quattro mosaici in relazione alla tavola. Vedremo che poi in realtà ci sono altri aspetti che sono strettamente legati. Ora, per cominciare, vedremo il mosaico di Antiochia, che ripeto è uno dei più recenti, risale al III secolo, che presenta delle complessità. Qui ho cercato di proporvi la metà, diciamo, di destra di questo grande mosaico. Teniamo presente che ha un'altezza di 1,10 m, una larghezza di 4,40 m, quindi un pannello molto, molto grande. E anche l'immagine rappresentata da chi ha studiato questo mosaico è riconosciuta come un'immagine complessa. All'estrema destra di questo mosaico, al di fuori dello spazio dove sono sedute le tre convitate, vediamo una serva in piedi accanto ad una tavola su cui sono riconoscibili due coppe, una grande e una piccola, un corno per bere, e la serva tiene in mano uno strumento che serviva per miscelare l'acqua al vino. Secondo gli studiosi che hanno analizzato questo mosaico, la serva in questo caso sarebbe pronta per servire il vino alle convitate. Il problema che mi sono posto è che all'estremo opposto del mosaico noi vediamo in realtà un'altra serva, una seconda serva che versa del vino solamente alla vecchia Filenide. Ora, se quel tavolo fosse stato preparato per tutte le convitate, che necessità ci sarebbe stato di rappresentare una serva che versa del vino solo a Filenide? Torniamo un attimo all'immagine iniziale. Mi sembra piuttosto che la serva vicino al tavolo venga in qualche modo colta nel momento in cui Filenide stigmatizza con le parole del frammento 335 il suo errore nell'aver portato via, rimosso la tavola insieme a tutto l'apparato per il vino. Che cosa potrebbe suggerire la sorpresa di questa serva? Il fatto che il capo è, come dire, rivolto all'indietro rispetto al resto del busto, una posizione piuttosto singolare che potrebbe esprimere appunto questa sorpresa. E invece la seconda serva che versa il vino a Filenide interverrebbe in un secondo momento rispetto alla critica espressa da Filenide nel frammento 335, in seguito probabilmente ad una sollecitazione di Blangone, che qui vediamo allungare il braccio destro proprio in direzione dell'anziana ospite. La seconda quindi serva ha questa funzione. Il mosaico, come dicevo, è un mosaico complesso, per cui l'immagine che rappresenta sintetizza momenti diversi della scena. Il personaggio all'estrema destra, il momento in cui Filenide critica la serva che ha rimosso la tavola, all'estrema sinistra la serva che interviene invece in seguito per correggere l'errore e offrire del vino a Filenide. Che questo mosaico possa sintetizzare più momenti della stessa scena, dello stesso atto, è stato notato anche dagli studiosi del mosaico in relazione alla presenza della terza serva, che qui è al centro quasi del mosaico, che si avvicina a Pitiade seduta sul divanetto con un cofanetto semiaperto. Ora noi non sappiamo, non è chiaro che cosa potesse contenere questo cofanetto, però probabilmente questo gesto era legato ad un altro momento ancora della scena, slegato appunto dal momento in cui Filenide pronunciava le parole del frammento 335. Quindi le tre serve in qualche modo sarebbero legate a tre momenti diversi della stessa scena. Questo quindi ci mostra la complessità di questo frammento.
Se noi procediamo con il mosaico invece di Zeugma, qui vediamo un'immagine un po' più semplice, ma per alcuni aspetti più problematica, proprio in relazione alla tavola. Plangone e Pitiade sono sedute rispettivamente al centro e a sinistra nel mosaico, dialogano tra di loro, il gesto della mano leggermente sollevato appunto è stato interpretato come un atto di dialogo, di presa della parola da parte dei personaggi. Sul lato destro del mosaico, in questo caso, vediamo invece la vecchia Filenide a cui una serva porge una coppa di vino in un atto equivalente sostanzialmente a quello che abbiamo osservato nel mosaico precedente, dove una serva versava del vino nella coppa di Filenide. Forse, questa è un'ipotesi, la serva che invece vediamo sull'estrema sinistra alle spalle di Pitiade potrebbe coincidere con la serva Barbara che in precedenza aveva rimosso la tavola erroneamente con tutto l'apparato per il vino. La scena quindi si focalizzerebbe su un unico momento, a differenza del mosaico precedente, un momento successivo alle parole del frammento 335. Tuttavia, qui, come anticipavo, al centro della scena, qui vediamo una tavola, una trapeza. E questo è sorprendente se noi ripensiamo alle parole del frammento 335, dove si diceva che la tavola era stata rimossa. Sopra questa tavola è stato notato c'è un oggetto a forma di coppa, è stato detto genericamente. Se fosse però una coppa di vino, io mi sono chiesto a chi potesse essere destinata, perché i personaggi potenzialmente interessati sono due, sono Plangone al centro e Pitiade sulla sinistra. Anticipo rapidamente quella che è una mia ipotesi legata all'interpretazione del mosaico di Pompei. Questo oggetto sopra la tavola potrebbe essere piuttosto un timiaterion, cioè un brucia incenso. Lo vedremo, un timiaterion è sicuramente presente, è stato riconosciuto sopra la tavola nel mosaico di Pompei. Se così fosse, la tavola potrebbe essere stata portata dopo la conclusione dell'Ariston e quindi in un momento comunque successivo effettivamente alle parole pronunciate da Filenide nel frammento 335. Per quanto riguarda rapidamente il mosaico di Mitilene, qui non c'è molto da dire purtroppo per anche la qualità della fattura, vediamo due personaggi al centro e sulla destra del mosaico per chi osserva, identificati chiaramente dalla didascalia come Plangone e l'amica Pitiade, che parlano anche in questo caso tra di loro. Sulla sinistra invece vediamo la vecchia Filenide che tiene sollevata una coppa di vino e sembra assorta in pensieri propri, slegati dal dialogo tra le altre due donne. Alle spalle di Filenide si intravede all'estrema sinistra una piccola testa, quindi una macchia rossastra, scuso per la qualità dell'immagine, però questo è il meglio che sono riuscito a trovare. E la critica anche in questo caso ha identificato quella serva alle spalle di Filenide come la Barbara del frammento 335. Anche in questo caso vediamo al centro una tavola, però come vi dicevo prima, qui è molto difficile capire se sopra la tavola ci sia qualcosa oppure no. La cosa interessante però è che questo soggetto, come vi dicevo all'inizio, è stato messo in relazione con il mosaico di Pompei, proprio anche per identificare il soggetto del mosaico di Pompei, che è un po' più leggibile e cercherò di soffermarmi un po' di più su questo mosaico. Qui
il personaggio di Filenide è sul lato destro, la posizione è invertita rispetto al mosaico di Michelene, e con la mano destra tiene sollevata una coppa di vino. Lo sguardo di Filenide è rivolto verso l'osservatore, lo spettatore probabilmente. Questo personaggio sembra aver richiamato anche l'attenzione delle altre due donne, quella al centro, probabilmente Plangone, e quella a sinistra, la figlia Pittiade. Sul margine destro del mosaico si intravede di profilo l'immagine di un giovane servitore. La critica qui ha notato che il personaggio non è connotato chiaramente come un personaggio femminile, però ugualmente si è portati a identificare questo personaggio ancora una volta con la serva Barbara, di cui si parla nel frammento 335. Ora, la questione che mi sono posto è questo: se il mosaico di Pompei, in questo caso, riproducesse il momento in cui Filenide pronunciava le parole del frammento 335, come è stato sostenuto, e come possiamo spiegare la presenza della tavola al centro della scena? Nel momento in cui Filenide si lamenta, la tavola dovrebbe essere già stata rimossa, e ci aspetteremo probabilmente che anche la serva non fosse presente in scena, o almeno fosse appunto in una posizione molto più defilata, come abbiamo visto nel mosaico di Antiochia e probabilmente anche come nel mosaico di Zeum. Ora, per chiarire la situazione, possiamo analizzare più nel dettaglio la tavola e gli oggetti soprattutto presenti sopra la tavola. Come ho anticipato, al centro, sopra la tavola, è stato riconosciuto un oggetto, un tineterion, per bruciare l'incenso. Sulla destra c'è un altro piccolo oggetto, la cui identificazione è incerta. È stata proposta sia l'identificazione con una pisside porta profumi, oppure con un coperchio dello stesso brucia incensi. Sul lato sinistro invece c'è un ramo sulla cui identificazione la critica non ha ritenuto di potersi sbilanciare più di tanto. La mia ipotesi, ed è un'ipotesi, è che si tratti di un ramo di mirto, perché ne parla Plinio nella Naturalis Historia, e in relazione appunto alle sinaristose. Qui giustamente il professor Bagordo mi consigliava, non ho avuto il tempo di correggere, di scrivere nel frammento 336 sinaristose, sinaristose con la S, lettera iniziale minuscola e in tondo, non in corsivo, proprio per differenziare, come si trattasse di fatto è un grecismo. Qui il riferimento non è tanto al titolo della commedia quanto ai personaggi che danno chiaramente il titolo alla commedia, ma qui il riferimento è proprio ai personaggi che mangiano in scena queste bacche di mirto. Ora, indipendentemente dall'identificazione di questo ramo, mi sembra che la presenza del tineterion, su cui non ci sono dubbi, e l'eventuale presenza di una pisside porta profumi possa chiaramente farci escludere che questa tavola sia la tavola su cui le convitate hanno consumato il loro Ariston, ma l'ipotesi che vi propongo è che si tratti di una sorta di deutera trapeza, una sorta di seconda mensa. Ora, la deutera trapeza era una consuetudine greca prima ancora che romana, su cui Ateneo di Naucrati si sofferma più volte nei Tecnosofisti, soprattutto nel 14° e nel 15° libro, citando vari frammenti di V e IV secolo, soprattutto conici. Tra questi, il frammento 27 di Nicostrato utilizza espressamente l'espressione deutera trapeza e la associa, tra le altre cose, all'utilizzo di profumo, micron, e di incenso, libano tosso.
prima che la Deutera Trapeza fosse presentata ai convitati, bisognava che i servi rimuovessero effettivamente la tavola usata per consumare il pasto vero e proprio, come testimoniato da vari frammenti. In questo caso possono essere utili i frammenti di Platone Comico, di Filio, ma anche il frammento 209 di Menandro. Se noi consideriamo il frammento di Platone Comico e di Filio, potremmo ipotizzare una relazione particolarmente stretta fra la Deutera Trapeza e il Deignon, il pasto più abbondante della giornata, che di solito veniva consumato la sera e che quindi si configurerebbe come la cena. Ma il frammento 83, che vedete in basso a destra, di Menandro, suggerisce che anche dopo un Ariston, metà Ariston, potesse essere servita della frutta come mandorle e melagrane, in quella che mi sembra si possa identificare come una seconda tavola. Frutta effettivamente di vario genere veniva normalmente servita come traghenata, come dessert, appunto durante la seconda tavola, la Deutera Trapeza, insieme a focacce e dolci. E tra la frutta potevano effettivamente essere servite anche delle bacche di mirto. Qui non ho riportato un frammento di Teopompo, il frammento 67 di Teopompo, molto breve, Trogusi, Mirta, Cai, Pepona, Mimalpila, dove le bacche di mirto, Mirta, sono associate a un tipo di frutta essiccata, Pepona, Mimalpila, e il verbo Trogusi sembrerebbe rinviare ai traghemata, appunto, tipici della Deutera Trapeza. D'altra parte, sappiamo anche da Aristofane che le bacche di mirto potevano essere legate al momento, una sorta di piccolo simposio, quello che il Corifeo nella Pace cerca di organizzare, un momento conviviale, una bevuta che appunto sta cercando di organizzare, e richiede a un servo di procurargli dei rami di mirto con le bacche. Quindi se il ramo di mirto poteva essere utilizzato in generale per la corona, ecco, le bacche evidentemente dovevano essere utilizzate come cibo, come alimento. L'altro problema è che in effetti la Deutera Trapeza veniva quindi associata alla consumazione del vino, e questo lo ricaviamo anche dal frammento 71 di Platone Comico, dove i servi, si dice, devono nel passaggio tra la prima e la seconda tavola devono preparare del nuovo vino miscelato ad acqua, anche se dobbiamo ricordarci che del vino era normalmente presente fin dall'inizio del pasto, che si tratti di un Deignon o di un Ariston. Forse Filenide, alla fine dell'Ariston, in un momento successivo, si aspettava, come normalmente avveniva alla fine di un Deignon, di ricevere ancora del vino, di poter bere ancora del vino. La scena di Menandro, in cui il pasto è consumato da un gruppo ristretto esclusivamente femminile, è stato interpretato effettivamente come una sorta di variazione sul tema rispetto al modello comico del banchetto, del simposio esclusivamente maschile. Ora, che nella scena delle Sinaristose venisse ad un certo punto servita una Deutera Trapeza a conclusione dell'Ariston mi sembra molto probabile. Non certo, però l'immagine della tavola con il Thymiatherion e il riferimento alle bacche di mirto mi sembra andare in questa direzione. D'altra parte, il fatto che né Plangone né Pitiade bevano vino dopo il pranzo, quando viene, potrebbe essere stata portata la Deutera Trapeza, potrebbe essere legato ai costumi, alla natura della stessa Plangone, ai costumi urbani di questa donna, che comunque ha un'origine non bassa, perché appunto i genitori sono cittadini libri e cittadini a tutti gli effetti, e tra l'altro lei poi dirà che convive con questo giovane che è il primo con cui, di cui si è innamorata,
quindi non è assolutamente identificabile con un'etera, come invece potrebbe, come invece è Pitiade e come lo è stata Filenide. Dobbiamo anche ricordare che bere vino tradizionalmente non si addice particolarmente alle donne, a meno che non siano etere, appunto, o delle vecchie che in commedia spesso manifestano questo desiderio di vino. E appunto il fatto anche che si tratti di un Ariston piuttosto che di un Deipnon ci porta anche a riflettere sul fatto che di solito il momento serale era quello prevalentemente dedicato alla bevuta in compagnia. Mi avvio rapidamente alla conclusione perché vedo che il tempo è trascorso. Suggerisco solo un'ipotesi, un'ultima ipotesi tra le tante, legata al mosaico qui in canto numero 1, quello di Pompei, che spesso, come detto, è stato messo in relazione al frammento 335. Ora, la mia ipotesi è che in realtà questa immagine possa fare riferimento ad un altro momento della scena che potremmo ricostruire a partire dal testo della Cistellaria. Nei versi che vi avevo segnalato all'inizio, la vecchia mezzana si lamentava del fatto che era stato servito il vino molto raramente, raro minimum, e soprattutto che le veniva servito del vino annacquato. Ora, mi domando se questa immagine non possa riprodurre un momento successivo al frammento 335, in cui Filenide, come la mezzana plautina, si lamenta che le è stato servito, dopo che si è lamentata del fatto che la serva ha portato via tutto, del vino annacquato, vino che peraltro è stato preparato, miscelato, sempre dalla stessa serva Barbara. E dobbiamo anche ricordarci che il motivo del vino annacquato era presente già in un'altra commedia precedente, la Corianno di Feretrate, che potrebbe avere molti punti di contatto con le Sinaristosai, o alcuni punti di contatto con le Sinaristosai di Menandro. Ora, riassumo in due minuti la lettura che proporrei di questi mosaici. Quindi, partendo dal mosaico di Antiochia, quello più grande, all'estrema destra vedremo la serva che ha rimosso il tavolo con l'apparato per la preparazione del vino, come si dice nel frammento 335. All'estrema sinistra di questo stesso mosaico una serva interviene successivamente per porgere del vino a Filenide, rimediando all'errore della prima serva, della serva Barbara. Nel mosaico di Zeugma vedremo una situazione affine in cui una serva appunto porge del vino a Filenide in una coppa e probabilmente in questo caso è già stata portata in scena la Deutera trapeza, su cui potrebbe esserci un brucencensi analogo a quello del mosaico di Pompei. Per quanto riguarda il mosaico di Mitilene, potrebbe essere questo momento ancora successivo in cui Pitiade e Plangone continuano a dialogare tra loro mentre Filenide sorseggia il vino che le è stato offerto in seguito alla lamentazione precedente, e nel mosaico di Pompei invece potremmo trovarci di fronte al momento in cui Filenide forse si lamenta del fatto che le è stato servito del vino annacquato. Quindi si tratterebbe di un secondo errore della serva Barbara. Io vi ho proposto tante ipotesi di lettura, mi rendo conto di aver osato tantissimo, per cui mi fermo, vi ho sforato e tutte le osservazioni e le critiche che vi farete sono ben accette. Grazie.